Ciao a tutti, ciao. Oggi video tag. Il tag si chiama Vita da Casalinga, è stato ideato da Stellina90 e io sono stata taggata da Nika del canale I Love Nail Art by Nika. E ditemi chi è che non conosce la Nika, è un mito in YouTube secondo me, un po' perché è la mia concittadina e un po' perché quando io ho iniziato a fare video 3 mesi fa, i primi 2-3 video non avevano nessuna visualizzazione. Tant'è che poi, mi sembra il terzo video, ho detto una frase tipo parlo lo stesso anche se forse qualcuno, non ci sarà nessuno che mi ascolta. E lei nei commenti mi ha scritto io ci sono e si è iscritta al mio canale, è stata la prima a iscriversi, quindi la ringrazierò sempre per questo. Grazie Nika, grazie della fiducia. Ma veniamo al tag, anzi no, volevo farvi vedere, spero si veda perché purtroppo le mie riprese non sono mai perfette perché non ho nulla di neanche semi professionale, perché le faccio o con lo smartphone oppure, come in questo caso, con un tablet che non è proprio perfetto quanto a video. Però vi volevo far vedere questo mascara. Guardate che bello che belle ciglione, le ciglia proprio effetto quasi ciglia finte. Magari vi dirò qual è, ve ne parlerò in un video dei prodotti finiti perché lo sto già finendo. Comunque mi piace molto. Le ciglia lunghe forse sono l'unica cosa bella che ho, quindi cerco di mantenerle. Torniamo a bomba al tag, che si compone di 10 domande, in realtà sono 9 perché la decima riguarda il ritaggare qualcun altro. La prima domanda: la prima cosa che fai dopo colazione nella vita da casalinga? Vita da casalinga ben inteso che riguarda anche le signore, le ragazze che lavorano, perché si lavora fuori casa ma si lavora anche in casa. Allora, la prima cosa che fai dopo colazione, vabbè, dopo aver lavato le tazze, messo via tutto quanto, la prima cosa che faccio è sistemare il soggiorno, quindi sistemare il divano, perché ho sempre dei teli che coprono il divano perché ho il cane che va su e giù, e quindi tengo puliti quelli, pulisco i pavimenti, faccio velocemente le polveri col piumino della Swiffer, che per me è favoloso. Quindi la prima cosa che faccio è quella, sistemare il soggiorno. La seconda domanda: gli indumenti che usi per stare in casa? Felpe leggere, più che felpe sono proprio maglie di cotone, se non addirittura le t-shirt a maniche corte, perché io ho sempre caldo. Oggi mi vedete con la pashmina al collo perché ho un po' di dolore alla cervicale, preferisco tenere coperta, ma già ho caldo. E sotto pantaloni da tuta, sempre. Mi trovo comoda, non mi stringono in vita, mi lasciano libera nei movimenti e la comodità assoluta. 3. Elenca le pulizie quotidiane. Le pulizie quotidiane. Non seguo un ritmo o un rito o una sequenza vera e propria, dipende che condizioni sono le varie stanze, per cui vabbè, il soggiorno sempre è la prima cosa che faccio, poi vabbè, la pulita veloce al bagno, sistemare la camera da letto ovviamente, poi non so, ho il cane che mi mette il muso sui vetri, quindi magari devo pulire i vetri della cucina e del soggiorno, porta finestra. Non ho un rito, una metodica, dicevo appunto nei commenti a Nika quando mi ha taggato, mi divertirò a farlo perché sono abbastanza atipica come casalinga, non sono coscienziosa, perfetta, tutt'altro. Quindi diciamo che non riesco ad elencarle perché ogni giorno cambiano in base alle necessità, alle esigenze della casa. 4. Vari prodotti che usi per pulire.
Allora, io uso uno sgrassatore, le marche non sono importanti, diciamo che vado a scegliere quelle in offerta. Un buon sgrassatore per le pulizie un po' più profonde e poi uno spray multiuso. Anche lì non ho una marca preferita. Lo spray multiuso che serve sia per pulire i vetri che per le pulizie veloci del, non so, del piano della cucina piuttosto che del tavolo, ecco, una cosa generica. Non mi piace avere 3.000 prodotti per la pulizia. 5. Come organizzi le lavatrici? Non le organizzo, nel senso che quando ho un po' di roba, non so, biancheria, io la chiamo biancheria grossa, nel senso lenzuola, tovaglie, salviette, le ficco in lavatrice. Se ho tante cose colorate, faccio quella. Non ho anche lì un'organizzazione delle lavatrici. In base agli indumenti e alla biancheria che ho, lavo. Poi adesso siamo rimasti in due in casa, per cui è anche abbastanza rapida da fare la cosa, da sbrigare. La domanda numero 6 per me è quella proprio sintomatica. Sei una maniaca della casa? Io sono una maniaca della casa per quanto riguarda lo stare in casa. Io adoro stare nella mia casa, sì, mi piace anche uscire, andare a camminare, però non sono di quelle persone che devono per forza uscire per fare il giretto, così anche solo per fare il giro per il paese, andare a vedere le vetrine, no. A me piace stare in casa, mi piace tenerla in ordine, mi piace stare nel pulito, ma non sono assolutamente maniaca nella casa delle pulizie, per niente. Sì, mi piace tenere pulito, ma non sono di quelle che vanno a pulire sul pulito, insomma. Poi, 7. Per gli ospiti utilizzi cose particolari o il servizio quotidiano? Allora, se per ospiti intendiamo parenti stretti, come possono essere i figli, il genero, il nuore, le mie sorelle, uso il servizio quotidiano. Mentre invece se ho ospiti oppure perché c'è una ricorrenza particolare, una festa, un compleanno, allora mi piace togliere le mie cosine. Io poi ho una fissa per i piatti, i vassoi da portata, i bicchieri da abbinare ad ogni tipo, il bicchiere, il calice per il vino bianco, quello più grande per il vino rosso, i flute, le coppe, i bicchieri d'aperitivo. Ho una marea, non so più dove metterli, però me ne manca sempre uno per lo scopo per cui voglio. E così anche per i piatti, ho un bellissimo servizio di piatti molto particolare, perché il piatto è un piatto piano, è bianco, il piatto fondo è blu, bellino, poi un altro fiorato, un altro classico bianco. Per fortuna la casa grande e posso sistemare le cose un po' con criterio, ma se fossi in un appartamento più piccolo dovrei buttare via un sacco di roba. Comunque mi piace, quando ho ospiti, sistemare la casa un po' meglio del solito, ecco. Stavo per dire un po' più bene, ma più bene non si deve dire. Che pignola che sono. Vabbè, vado oltre. Numero 8. Hai un periodo per le pulizie? Questa domanda francamente mi lascia un po' perplessa. Cosa significa un periodo per le pulizie? Forse le pulizie di primavera, le pulizie di Pasqua? Vabbè, comunque non ho un periodo delle pulizie. Come dicevo prima, non sono una che organizza, dice il lunedì faccio i vetri, martedì faccio i pavimenti, mercoledì a Pasqua faccio il... No, quando c'è bisogno pulisco, basta. Poi, descrivi la tua giornata in casa. Vabbè, la mattina ci alziamo, adesso che il mio nipotino va all'asilo non devo più correre a casa di mia figlia per prenderlo, per cui adesso faccio con calma. La mattina ci alziamo, diciamo, intorno alle 8, ecco, io e mio marito facciamo colazione insieme con calma.
Poi lui esce, va a prendermi il pane o se mi serve qualcos'altro lo va a prendere e io appunto prima sistemo la cucina, lavo le tazze, le metto via, le asciugo, do una pulita veloce al tavolo, al lavandino, sistemo apro le finestre in camera, in bagno e intanto sistemo la sala, poi vado a sistemare la camera da letto, il bagno perché ormai essendo in due, il secondo bagno lo usiamo proprio quando ci sono ospiti, quando c'è qualcuno in casa. Diciamo che me la sbrigo abbastanza in fretta, essendo appunto solo in due in casa. Poi niente, poi me la prendo comoda se non devo uscire, se non ho impegni. A metà mattina mi faccio il caffè e poi faccio qualche altra cosetta in casa. Preparo il pranzo e poi dopo pranzo, prima me la prendo comoda, sto un po' sul divano con mio marito, chiacchieriamo un po', lui guarda un po' la TV, io leggo oppure sto un po' al computer e poi di pomeriggio faccio altre cosette, se devo stirare, stiro, magari intanto guardo la TV, niente di che, diciamo. Poi vabbè, verso la sera si prepara la cena. Tutto tranquillo, insomma, niente di che. La domanda 10, che non è una domanda, tagga qualcuno. Come sempre, non taggo nessuno, vorrei solo che chi fosse interessato a questo tag lo facesse. E io l'ho trovato abbastanza divertente. Ringrazio ancora la mia amica e saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao ciao!